Milo Infante nell'ultima puntata del programma di Rai 2, ore 14, si è occupato del caso dell'arresto di Alessandro Basciano. In collegamento è intervenuta anche Roberta Bruzzone, che ha commentato i documenti letti poco prima dal conduttore. La nota criminologa, laureata anche in psicologia clinica, ha parlato chiaramente di atteggiamenti che attingono dal terrificante mondo del narcisismo maligno. La Bruzzone ha poi tirato in ballo i comportamenti di Basciano al Grande Fratello VIP. In effetti già nel reality di Alfonso Signorini, Alessandro si era reso protagonista di condotte a dir poco problematiche. Bruzzone sul caso di Basciano, tutto il corredo del narcisismo. Il fatto che lui dicesse che lei non valeva nulla è tipico. C'è tutto il corredo della rabbia narcisistica. Evidentemente lui non ha ottenuto il controllo sulla vita di lei, il controllo che si aspettava, e quindi l'ha aggredita sul punto di vista reputazionale. La minaccia di M0RTE cerca di farla sentire inadeguata, aggredisce le qualità su cui questa ragazza punta parecchio. Ma notiamo anche come cerca di farle terra bruciata intorno. Poi prova lui a trasformarsi in un'assai improbabile vittima. Qui ci sono tutti gli ingredienti del narcisismo maligno. Quello che stiamo osservando ha fatto sì che venisse emessa per me legittimamente una misura nei confronti di questo soggetto. In realtà però parrebbe da una serie di articoli che anche in un reality in cui è diventato famoso questo soggetto, questa modalità prepotente e aggressiva fosse un po' la sua cifra. Qui ci sono problematiche più ampie. Nella storia con questa donna questa componente violenta e aggressiva è emersa in maniera ancora più evidente. Ma vi assicuro che ci sono molti articoli che delineano molto bene ciò che ha fatto in questi reality. Non sono troppo sorpresa, direi proprio di no, non sono affatto sorpresa dalla deriva e da ciò che è accaduto. Un soggetto di questo tipo ha manifestato chiaramente di avere un'opinione molto bassa delle donne e di avere un atteggiamento sprezzante.